Noi storici dell'arte abbiamo un po' una mania, temiamo spesso di parlare per noi stessi e in realtà vorremmo far comprendere quanto la nostra disciplina sia importante. Proprio in un momento in cui molte sono le domande intorno al senso della storia dell'arte e all'interpretazione del patrimonio. Io dico sempre che i musei, i luoghi della cultura, vengono ingiustamente definiti come luoghi polverosi, no? Ricordo spesso che roba da museo nella nostra lingua, ed è l'unica lingua al mondo che ce l'ha, è un termine deteriore. È proprio per questo che la storia dell'arte sembra inutile. In realtà la storia dell'arte è una delle forme più profonde della conoscenza della nostra storia e della nostra cultura. Ricordo un fantastico film dei fratelli Taviani, nel quale i due protagonisti si dicevano: ma insomma, noi siamo i figli dei figli dei figli dei figli di Leonardo e di Michelangelo, riconoscendo un proprio essere nella storia dell'arte. E conoscere la storia dell'arte ci aiuta anche a comprendere come la nostra nazione sia una nazione profondamente europea, la nostra città sia una città profondamente europea e cosmopolita, proprio perché la storia dell'arte e l'arte di per sé sono europee e cosmopolite, hanno sempre una via di contatto. E quello di cui oggi Anna ci parlerà ci condurrà proprio su una via che ci porta all'estero, ma che ci spiega poi in realtà molte cose della nostra tradizione culturale. Quella che io preferisco, io poi sono un ottocentista, quindi sono molto felice di parlare stasera, è il fatto che finalmente viene riconosciuta un'identità singola dell'artista. Paganini era già un po' avanti, no? Era già molto bizzarro nel suo essere artista. Nell'Ottocento i pittori diventano effettivamente protagonisti del loro modo di fare arte, sono tutte personalità molto, molto interessanti, e riescono a fare questo unendo una forte adesione al sentimento, le famose impression, ma anche il nostro romanticismo e via via quello di cui poi sentirete parlare, a una forte tecnica. L'Ottocento è il periodo delle accademie, è quando si comincia a studiare in senso sistematico e anche più aperto. Io ho avuto il piacere di conoscere, era molto anziana, la prima donna che venne ammessa ai corsi di Accademia Moderni a Brera. Ed era una donna straordinaria e mi diceva sempre, quando io gli chiedevo, ma insomma, ma chi te l'ha fatta fare? Perché per qualche tempo fu considerata una donna un po' leggera, perché seguiva l'arte. Lei mi diceva, ricordati sempre che in realtà l'Accademia è per noi donne la maggior forma di libertà. E io non riuscivo a capire questa strana associazione tra Accademia e libertà. E poi ho capito che è un ossimoro straordinario, cioè il fatto di poter esprimersi in termini moderni è una delle massime nostre forme di libertà. Quindi vi ringrazio di essere qui così numerosi, una giornata freddina, in effetti, per Genova. Ringrazio Anna di essere qui. E vi lascio alla sua conferenza. Ne abbiamo altre due in programma, magari ve ne parlerà Anna. Già vi invito, spero che ci siate. E poi ecco, seguite i nostri programmi, perché stiamo preparando delle cose davvero interessanti. Ve ne annuncio solo una: inaugureremo una bellissima mostra di De Chirico in un anno importante, proprio parlando del salto tra accademia e qualcosa d'altro, che sarà per la fine di marzo. Per l'inizio di marzo ne abbiamo una ancora più ambiziosa, che è di arte contemporanea, dedicata a Claire Fontaine, perché la nostra città ha bisogno di arte contemporanea, ha tanto bisogno, quindi sono molto felice che questa cosa avvenga a Palazzo Ducale. Per cui teneteci d'occhio, come so già fate, e buon ascolto, grazie. Grazie mille a Serena Bertolucci, che è il nuovo direttore di Palazzo Ducale, quindi con lei inizia, con questo gennaio 2019, una nuova stagione. Sicuramente ci saranno dei cambiamenti, che bene o male che si sia fatto prima è sempre fisiologicamente sensato che ci siano dei cambiamenti, e vedremo. Ovviamente una bella sfida, questo ciclo
come sapete, chi mi segue, molti di voi sono volti conosciuti, persone che hanno seguito questi incontri da diversi anni, nascono, come ricorderete, legati a la mostra, che è una delle mostre, di solito la più importante, ovviamente legata all'arte, che da storico dell'arte è il mio pane e la mia materia. Serena Bertolucci, oltre che essere un manager per esigenze di, diciamo, che l'hanno portata a svolgere queste mansioni oggi sostanzialmente manageriali, nasce storico dell'arte ed è stata fino a dicembre direttore del Museo di Palazzo Reale e del Polo Museale della Liguria. E devo dire che diciamo, la nostra categoria non può che essere contente di avere un direttore di un posto così importante come Palazzo Ducale, che sappia di che cosa stiamo parlando. Questa volta, come vedete, il ciclo ci tenevo che fosse in ricordo di Lea Mattarella, che era una delle persone che più volte avete ascoltato e che purtroppo lo scorso anno, ricorderete, non era potuta venire, non stava bene e manca a questo, non c'è più. E quindi questi incontri, volutamente questa volta, sono tre. Il mio, oggi. Avremo poi Marco Di Capua lunedì 28 gennaio e lunedì dopo Francesca Castellani. Sono voci e volti che già conoscete, perché li ho già invitati diverse volte. Qual è stata l'idea questa volta? La mostra, se non l'avete ancora vista, il lunedì è chiuso, ma andatela a vedere. È una mostra con opere di vario tipo, era forse un po' più difficile rispetto a, abbiamo avuto Picasso, abbiamo avuto Modigliani, abbiamo avuto l'espressionismo con le avanguardie, quindi era abbastanza facile trovare dei temi di approfondimento che calzassero perfettamente con la mostra in corso. In questo caso l'eterogeneità del materiale che da Johannesburg viene mi ha fatto venire in mente che c'è qualche cosa che accomuna tutte le opere esposte e soprattutto accomuna gli autori di queste opere, cioè la grande passione per l'arte, ma dal punto di vista di chi la fa. Quindi questa magia del dipingere, che diventa qualche cosa che è arte e che significa che è qualche cosa che lascia un segno, è la visualizzazione di un momento. Io dico sempre che l'arte è la storia che si fa figura, quindi è il nostro presente che rimarrà. Ecco, questo gli artisti, so che ce ne sono in sala, è un po' dedicato anche a loro, perché so che spesso vengono a questi incontri e ovviamente hanno un occhio, gli artisti, nel guardare le cose, che è diverso dal nostro, e questa sera hanno anche probabilmente un orecchio che è diverso dagli altri. Ecco, questa passione del dipingere, questa passione di fare arte è, diciamo, la benzina, il motore che trascina tutti gli autori più o meno noti che voi potete incontrare nelle mostre. E c'è qualcosa che cronologicamente può segnare e caratterizzare, diciamo, questo momento, un diverso modo di dipingere, soprattutto un diverso modo di restituire la realtà attraverso il fare arte. Quindi ci sono tre filoni che sono un po' i filoni dei generi cosiddetti, quindi la figura, il quadro di figura, che sia il ritratto o sia il nudo, che è uno degli aspetti da sempre connessi appunto al fare arte. Marco Di Capua ci racconterà il dipingere la natura. Vi ricordate, forse alcuni di voi lo ricorderanno, aveva fatto una bellissima conferenza per esempio su Monet quando abbiamo trattato degli impressionisti, e sicuramente il tema della natura è nelle sue corde ed è uno degli aspetti che ricorre moltissimo nelle opere che abbiamo esposte qui a Palazzo Ducale. E poi Francesca Castellani, che arriva da Venezia, ci racconterà che cosa hanno fatto di nuovo i pittori tra
8 e 900 in questo momento così particolare, così cruciale, nel raccontare la vita di tutti i giorni. Quindi tre diversi aspetti della realtà raccontati e visualizzati dagli artisti. Nasce questo museo da cui provengono le opere esposte nel 1910 e mi piace farvi un solo flash prima di entrare a parlare dei nostri pittori su questo museo, perché è un messaggio, diciamo, importante che mi fa piacere che rimanga. È nato per iniziativa a Johannesburg, in Sudafrica, un paese che ha cambiato quando sono stati scoperti degli importanti giacimenti minerali, di metalli preziosi, di pietre preziose, e si è trovato in un momento proprio all'inizio del Novecento di grande vivacità, un po' diventato cosmopolita, con persone che venivano da fuori. E questa donna, che è cresciuta moltissimo in Inghilterra, nel 1910 decide di creare un museo, nella convinzione che il museo, appunto, non fosse qualcosa dove contenere, diciamo, il vecchio, il passato, e solo per conservarlo, ma fosse un motivo di aggregazione. Quindi l'idea che il museo significa città, perché significa che in un museo ci si incontra, in un museo ci si confronta, l'arte che viene esposta in un museo, o anche non solo l'altra, il materiale crea dei dialoghi, crea degli stimoli. Ecco, questo è un concetto che ovviamente a chi come me lavora in ambito museale, come anche Serena Bertolucci, che non a caso lo ha ricordato prima, è un messaggio molto importante. Lei, che la vedete, questa donna che viene ritratta nel 1909 qui da un pittore italiano a Londra, è appunto a Londra in questo momento, ed è qui che incontra una persona che la seguirà nei suoi acquisti. La seguirà nei suoi acquisti dando un taglio alla collezione, che in parte, in pillole, è esposta qui a Palazzo Ducale, e che riesce a concretizzare questo, fare in modo che lei possa concretizzare questo sogno, che si fonda sul concetto che abbiamo visto prima e su un altro concetto molto importante e molto poco italiano, ma che gli italiani stanno iniziando a percepire, facilitati finalmente un pochettino anche dalle nuove leggi, art bonus, eccetera. Apro una parentesi, ci sarà un incontro tra l'altro con Serena Bertolucci e con me Porto Antico, questo sabato alle 17:30, mi sembra, in occasione di Antiqua, che è la fiera di antiquariato. Ci sarà proprio un incontro dove si parla di mecenatismo e collezionismo. Che cos'è il mecenatismo? Questa parola così importante all'estero, nella tradizione estera, e che invece noi, che in realtà l'abbiamo, noi italiani, che in realtà l'abbiamo inventata, perché viene dai Medici del 400 sostanzialmente come concetto. Allora, cosa sono i mecenati? I mecenati sono coloro che hanno capito che hanno ricevuto tanto dal territorio, lavorativamente, professionalmente, economicamente, hanno ricevuto tanto dalla comunità, dal territorio, dalla realtà che li circonda, perché è grazie a tutto questo che loro si sono arricchiti, e quindi vogliono restituire qualche cosa di quello che hanno ricevuto. Questo è un concetto molto importante, che all'estero è scontato, che noi invece dobbiamo ancora, secondo me, imparare a fare nostro. E Lady Phillips lo aveva ben presente, e quindi si è attivata per far sì che le opere che lei ovviamente si divertiva ad acquistare, e ovviamente poteva acquistare perché ne aveva la capacità economica, ma voleva anche condividerle, renderle pubbliche, in modo che quei capolavori potessero vederli anche gli altri. E chi la affianca in queste scelte è appunto Sir Hugh Percy Lane, che il cui nome è accanto a questo quadro perché, per dirne una, era
colui che era proprietario, prima che andasse alla National Gallery di Londra, di questo meraviglioso quadro, che è uno delle opere più straordinarie dell'impressionismo e più note forse anche a tutti. Ora entriamo a vedere. Questa volta io mi sono lasciata veramente guidare dalle opere in mostra, e ne ho scelte alcune, e da queste prenderò spunto per raccontare e ripercorrere con voi che cosa succede a proposito del dipingere figura e nudo in questo momento così particolare, che è il passaggio tra l'Ottocento e il Novecento. Ne abbiamo parlato tantissime volte, con le avanguardie, con Picasso, o seguendo per esempio l'intera carriera di Modigliani, che vive in questa stagione così cruciale. Quindi è un momento che è quello che porta alla modernità, che questa volta ripassiamo tra virgolette accompagnate da queste opere. Ora, chi è Dante Gabriele Rossetti? Gabriele Rossetti, dal nome italiano, è uno dei fondatori di questa confraternita dei preraffaelliti. Siamo in Inghilterra, e questa è quella che è la sua modella, che poi è modella anche degli altri suoi amici pittori e che poi diventerà sua moglie, e la vedete qui ritratta in un'opera che vedete in mostra, che è del 1870. Questi anni, gli anni 70, gli anni 80 dell'Ottocento, sono quelli in cui nascono, lo ricordate, sono quelle delle prime mostre degli impressionisti, e sono quelli in cui veramente in questo gran pentolone che è la Parigi, ma anche la Londra, le grandi capitali europee, c'è veramente di tutto e c'è un gran ribollio. Cosa fanno i preraffaelliti? I preraffaelliti fanno, come tanti altri gruppi, una scelta abbastanza drastica di allontanamento da quello che sono appunto le accademie, che ricordava Serena Bertolucci. L'Ottocento è il secolo delle accademie. Che cos'è l'accademia? In realtà nasce prima. Cosa sono le accademie? Le accademie sono quei luoghi dove i pittori si allenano e imparano a dipingere, a copiare appunto dal nudo con i modelli e così via, e sono le scuole che in qualche modo indirizzano e codificano anche l'arte del momento. Allora, è vero, tanto è vero, che è il secolo del trionfo dell'Accademia, quindi che l'arte ufficiale ottocentesca è quella che viene, che esce appunto dalle Accademie, ma è altrettanto vero che proprio nell'Ottocento i segnali di modernità si accompagnano spesso con una ribellione nei confronti dell'Accademia, e così faranno in modo dichiarato e programmatico anche i preraffaelliti. Questa immagine, vedete che è un'immagine di donna che chiaramente richiama al passato. C'è una volontà di rifarsi all'arte rinascimentale, alla purezza formale del Rinascimento, però è anche molto innovativa dal punto di vista di come l'immagine viene proposta. Voi vedete che c'è una sorta di bidimensionalità con questo sfondo, che è uno sfondo quasi disegnato, con questa sorta di finta balaustra che accenna uno spazio ma poi lo nega immediatamente, perché non c'è una ricerca di prospettiva e di spazialità. È un quasi voler rendere questa donna un'icona, come in effetti è un po' per questa donna modella, che verrà anche scelta vedremo dai suoi colleghi. Non a caso Dante Gabriele Rossetti con William Morris fonda uno studio di design. Anche questo, capite bene che stiamo parlando di cose che in quel momento, negli anni 70-80 dell'Ottocento, è di grande innovazione. Vuol dire collegare l'arte alla industria, collegare l'arte all'oggetto quotidiano. Siamo in piena rivoluzione industriale, siamo in piena accelerazione dal punto di vista della modernità, e indubbiamente
questi che sono aspetti forse un po' più trascurati quando si parla di grandi cose importanti, essendo gli anni degli impressionisti, capite bene che questi fanno un po' dimenticare tanti altri focolai che ci sono di rinnovamento. E un segnale molto forte dal punto di vista proprio formale che questo gruppo introduce è quello di questa bidimensionalità, di questo decorativismo tutto giocato. Come vedete, questa è una solo delle tante immagini, ma le immagini di William Morris le avete sicuramente, le conoscete, che sono stupende, di questi tessuti, queste carte, no? Queste decorazioni. E questa è Millet, che è un altro dei preraffaelliti. Questa non è in mostra, è un'opera, è un manifesto della loro scuola, si trova alla Tate Britain, e vedete che c'è molte suggestioni anche di tipo simbolista, questa volontà di un'ambientazione particolare, ed ecco che la donna diventa un po' come era nel passato, l'icona, no? L'icona del poeta, diventa l'icona dell'artista, e lei che posa per Ofelia, non a caso si riprende Shakespeare, quindi un pescare dal passato per proiettarlo in quest'arte, dove la figura ha un ruolo anche simbolico e iconico, e è sempre la nostra modella che ritroviamo qui posare con Ofelia. Tra l'altro raccontano che non so quante ore è dovuta stare nella vasca da bagno per posare per l'amico del marito e rendere con verisimiglianza assoluta questa scena. Anche visto dal vero, questo quadro fa abbastanza impressione per la meticolosità con cui è descritto ogni dettaglio. Quindi, cosa vuol dire questo? Questo vuol dire che ci sono, come vedete, dei tentativi, pur nel solco della tradizione, che è quello del ritrarre una figura, farla posare e descriverla in maniera assolutamente verista, c'è un primo tentativo di estraneazione. Quindi nel primo caso abbiamo questa, come possiamo dire, sorta di smaterializzazione dell'immagine, perché diventa appunto proiettata su un piano, no? fuori dallo spazio, quindi in qualche modo fuori dal tempo, e in questo caso con queste atmosfere simboliste sicuramente resa così. Più eterea, più misteriosa. Queste sono un po' le atmosfere di questi pittori, che però vedete che oscillano anche approdando poi a tele di assoluta impostazione tradizionale. Questa è un'opera che vedete in mostra, un dipinto del 1876. Se noi pensiamo che cosa stanno facendo gli impressionisti esattamente in questi anni, ripeto, sono gli anni delle prime mostre, è chiaro che capiamo bene che qui siamo molto ancora, con questo dipinto, siamo ancora molto legati a una tradizione ottocentesca, quindi al romanticismo, quindi ai temi che tanto piacevano alla classe dominante del momento, che è la classe borghese, quindi un ritrovarsi a casa quando guardiamo un'opera. Questo è sicuramente una delle caratteristiche della corrente ufficiale dell'arte. Certamente in questo quadro poca rivoluzione. C'è un altro Millet che si pronuncia più o meno uguale, ma che è francese, di cui e che siamo più o meno negli stessi anni, ma che già in un disegno del 1840 circa, che avete in mostra, prende la figura, ma non sceglie una, questa è una litografia, quindi comunque non sceglie una figura, né una figura iconica, né una figura nobile, sceglie un contadino. E questa scelta di campo è già di per sé invece fortemente rivoluzionaria. Allora, le grandi rivoluzioni della fine dell'Ottocento, come tutte le rivoluzioni, vengono preparate negli anni, e alla metà dell'Ottocento
soprattutto in Francia, ci sono dei segnali molto forti nella direzione della scelta di tipo tematico. Quindi non siamo ancora nella fase in cui cambiano le tecniche e si va sulla sperimentazione propriamente pittorica, ma si arriverà a questo dopo un percorso che innanzitutto sposta il campo, quindi i soggetti scelti hanno un significato. Ci sono degli artisti in Francia, come questo Millet che ritrae un contadino e noto soprattutto per dei grandi manifesti, opere stupende, anche di più grandi dimensioni, dove ritrae appunto i contadini e mitizza quasi, vedete che atmosfera, ovviamente c'è tanto romanticismo, ci sono tante suggestioni proprie della loro epoca, ma fecero scandalo questi quadri, fecero scandalo, a noi sembra assurdo, eppure fecero scandalo perché non perché il pittore non seguisse le regole del dipingere come si doveva fare, che quello è il grande scandalo che fanno gli impressionisti, perché dipingono a modo loro, gli espressionisti, ricordatevi i giovani, no? I giovani tedeschi che non vanno a scuola di pittura e dipingono come vogliono loro. Quindi non è sul fronte della tecnica, ma è sul fronte della scelta di campo. E quindi dei contadini al lavoro sono degni di essere i protagonisti di quadri importanti, così come lo è un santo, un eroe della patria, un soggetto storico e così via. E questo sicuramente, quadri come questi e figure come queste hanno sicuramente preparato il terreno perché poi avvenissero quelle vere e proprie rivoluzioni che sono avvenute alla fine del secolo. E non a caso vi propongo un confronto con un disegno di Van Gogh, perché Van Gogh, che è uno dei grandi maestri della rivoluzione della modernità, è con dei disegni del suo periodo iniziale, dove ritrae proprio i contadini usando questi pastelli, questi toni molto, molto scuri, molto neri, quindi non ancora approdando al colore, sicuramente ha come precedenti figurativi e come precedenti di stimoli in Francia i disegni di Millet o soggetti simili. La precocità di Van Gogh e la sua genialità, il suo protagonismo dal punto di vista della rivoluzione si capisce guardando le date. Nasce nel 1853 e muore nel 1890, quindi muore presto sia dal punto di vista che siamo ancora 10 anni prima dello scavalcare il secolo, ma muore presto perché muore giovane, quindi davvero è uno di quei geni che scavalcano un po' i decenni e i secoli, come dico io, nel senso che non sono figli della loro epoca, ma hanno la capacità di guardare avanti. Però guardate come sono, se vogliamo, legati ancora alla tradizione ottocentesca questi suoi disegni noti, notissimi. In mostra c'è questo disegno molto particolare, un carboncino su carta di Van Gogh del 1883, che è molto interessante, anche abbastanza particolare, è quasi più vicino ai disegni di Degas dal punto di vista formale. Ed è molto interessante vedere un Van Gogh in bianco e nero e accostarlo per esempio a quest'altro pittore e artista di cui si parla un po' troppo poco, sempre perché parliamo sempre più facilmente dei grandi, ma nel 1896 Toulouse-Lautrec fa un disegno del genere, dove vedete che uniamo due cose, siamo nella Parigi di fine Ottocento, quindi siamo esattamente qui. Cosa fa Toulouse-Lautrec? Una scelta di campo dal punto di vista del soggetto, perché sapete che non dipinge divinità o eroine, ma dipinge le ragazze dei bordelli, le ballerine e così via. Quindi un soggetto di per sé scandaloso, assolutamente non accademico.
E poi come lo dipinge? Lo dipinge, lo disegna, intanto con questo bellissimo segno lineare, molto particolare, molto libero. Lo fa in modo, anche qui, antieroico. E questa antieroicità è di per sé una protesta, è di per sé una scelta di campo e quindi è di per sé una rivoluzione o prepara alla rivoluzione che sta per venire. E Van Gogh certamente è uno di quelli che la rivoluzione la fa col suo modo di dipingere. E come la fa? Qual è lo strumento del pittore per fare la rivoluzione? Lo strumento del pittore è la pittura, lo strumento del pittore è il colore. Allora è bello vedere come Van Gogh veramente faccia il salto quando passa da queste tele scure, buie dei primi anni, arriva in Francia, vede il sole, scende a sud e le tavolozze si accendono, si illuminano, iniziano a squillare e il colore inizia a fare da sé, come se il pittore fosse un mezzo, no? Attraverso il quale c'è qualcosa di più forte che passa attraverso di lui, la sua gestualità. E ecco che le figure di Van Gogh sono sì dei ritratti, sono dei ritratti di contadini, sono dei ritratti di amici, ma in realtà piano piano, ma anche molto velocemente, noi capiamo che il vero protagonista dell'arte di Van Gogh e quindi il vero protagonista di questa rivoluzione è proprio il dipingere in sé. Questo bellissimo ritratto, come vedete, è anche questo bidimensionale, giocato su non è in mostra, è un'opera straordinaria dove Van Gogh ritrae la figura, ma la figura vedete che diventa tutt'uno con lo sfondo e viene questo quasi, è quasi dichiarata questa cosa, così come lui dichiara, vi ho messo come suggestione proprio un'opera appunto di Morris, una delle tante motivi floreali e vegetali di Morris appunto. Van Gogh dichiara le sue fonti di ispirazione, vedete che c'è dietro una parete che è tappezzata di stampe giapponesi. Queste stampe giapponesi nella loro semplicità, nella loro valenza cromatica, nella loro bidimensionalità di impostazione, quindi con grande importanza affidata proprio al segno, vengono scelte da Van Gogh come fonte, sono di fatto una fonte di ispirazione, ma e lui lo dichiara. In altri casi, queste sono altre due opere di Van Gogh, vedete che c'è sempre dichiarata questa fonte, che vuol dire anche scegliere una fonte di ispirazione anticlassica, non quella che ti fanno studiare in accademia, quindi non i marmi antichi, non le stampe degli antichi maestri, quindi dal Dürer alle stampe da Raffaello, quindi quello che faceva parte dell'alfabeto, del manuale, no? Di riferimento d'obbligo, no, qualcosa di esotico, qualcosa che viene da lontano. E questo tema del lontano, dell'esotico, pensate solo a Gauguin che lo fa in maniera diciamo ancora più evidente, significa proprio una scelta di campo, cioè voler diciamo tagliare con la tradizione per farsi stimolare, suggestionare da dei mondi diversi, più liberi. E questa libertà ovviamente Van Gogh come la manifesta, come la sviluppa, la manifesta all'insegna del colore e lo vedremo. Lo stesso Matisse che vedete in un'opera molto famosa del 1921 e in quest'altra invece del 27 che è in mostra, è una litografia, lo stesso Matisse in molte occasioni mostrerà questi motivi decorativi, molto colorati, disegnativi, bidimensionali, eccetera, e anche lui azzerando, no? Vedete che quasi si azzera lo spazio e la figura,
di questo anche vogliamo parlare, la figura viene disegnata all'interno di uno spazio che però viene evocato e non descritto. Quindi non, anche in questo non c'è la volontà della, del rendere l'assoluta verisimiglianza di una situazione, che era quello che invece l'Accademia ti insegnava a fare, mettendoti lì in modello e vedendo quanto tu eri bravo a renderlo perfettamente verosimile, perfettamente ambientato in uno spazio, eccetera. No, qui semmai c'è più la volontà di creare una suggestione di un ambiente, di un'atmosfera, di un mood particolare. La rivoluzione che farà Van Gogh, è evidente, la fa da pittore, quindi a colpi di pennellate, colpi veri e propri, con questa gestualità che caratterizza un po' la sua arte e che non a caso lo fa indicare da sempre come il grande maestro ispiratore di tutti gli espressionismi che poi vengono declinati nel secolo successivo, peraltro anche in lunghe riprese, in diverso modo, no? Lui insieme a Munch è considerato il padre ispiratore di tutte le forme di arte espressionista, e il suo esprimersi, il suo restituire quello che vede attraverso la propria gestualità da pittore avviene all'insegna evidentemente del colore. In una decina d'anni circa Van Gogh arriva a dipingere una quarantina di autoritratti, e guardate come questa figura, che è sempre la stessa, interessa a Van Gogh non tanto per dire quanto è bravo a fare, a rendere somigliante il ritratto, no? Che è un po', diciamo, lo scopo primario, la sfida di ogni pittore ritrattista. Voi provatevi a fare un ritratto, è difficilissimo rendere la somiglianza vera. Quindi il bravo ritrattista è quello che rende questa somiglianza nel modo migliore. In realtà è evidente che a Van Gogh non interessa questo, che pur è capace a farlo, perché quello che domina, quello che prevale sempre è comunque il colore, la pennellata. Guardate come lui si diverte a ambientare questa figura, se stesso, non in un contesto, non in un ambiente, quindi non vi è nulla di descrittivo, perché non interessa. Quello che interessa è sempre il colore, quindi il colore dato con delle pennellate sorta di vortici, oppure delle pennellate nel secondo caso come se fossero dei puntini, oppure questi altri tratteggi che creano questa sorta di movimento alle spalle. Una definizione dello spazio assolutamente negata, e quindi per questo vi ricordavo le prime suggestioni dalle stampe giapponesi, o comunque da questa decorazione anche alla Morris, diciamo bidimensionale, perché è una suggestione molto forte per indirizzare verso l'azzeramento della contestualizzazione, dell'ambientazione spaziale. E questa figura che appunto emerge, ma non perché emerge la figura, perché poi fisicamente, se voi quando siete davanti al quadro di Van Gogh vi rendete conto che fisicamente quello che emerge, che trionfa, è sempre il colore in questa pennellata. E c'è questa serialità quasi ossessiva del ripetere i soggetti più volte, che anche in questo caso è un segnale di grande modernità e di grande anticipazione. Questa è un'immagine che vi propongo a livello ovviamente di stimolo, quasi di provocazione, ma la serialità sulla quale ha fondato poi tutta la sua fortuna e il suo successo Andy Warhol, che è quello di riprodurre la stessa immagine, le stesse icone più volte all'infinito, trascurando l'aspetto meramente, diciamo, tecnico di bravura pittorica dell'artista, quindi adottando una serie di tecniche come la serigrafia, comunque le tecniche della stampa, che non implicano un intervento tutte le volte del pittore, no? Non è questo che interessa, interessa l'immagine che viene moltiplicata all'infinito. E questa moltiplicazione ossessiva dell'immagine
che in Van Gogh abbiamo già, perché ha senso associarle? Perché proprio nella ripetizione ossessiva del soggetto è il soggetto che viene meno. Quindi è un implicito dichiarare che ci può essere Van Gogh, lui autoritratto, come qualsiasi altra figura, perché non è quello che importa, è come la dipingo che importa. Okay? Quindi questa scelta di trascurare il soggetto per far predominare al primo posto dell'interesse del pittore la pittura è qualcosa di per sé di moderno e innovativo. Quindi non importa che cosa dipingo, quindi non importa che cosa ti sto facendo vedere, quale immagine scelgo. Così farà anche Cézanne, che sceglie, che è un pittore per quale la figura ha un'importanza fondamentale, ma non in quanto quella persona lì, non in quanto sua moglie che viene ritratta all'infinito ossessivamente, una volta più triste dell'altra, una volta più malinconica dell'altra. Io dico sempre che non ho visto mai moglie più triste della moglie di Cézanne, che sembra quasi che voglia ripetere e lasciare a futura memoria questa malinconia e questa tristezza, no? Vedete anche. Ma al di là di questo, che è più che altro una battuta, in realtà anche in questo voler ripetere il ritratto della moglie, sì, ok, voi mi dite perché ce l'aveva lì e quindi sceglie lei come modella, perché non va in accademia, quindi non ha le belle ragazze che posano per i pittori in accademia, è vero anche questo, ma la scelta è più profonda e siamo sempre lì, non interessa la moglie, e lei se n'era accorta, interessa la figura. Cioè, la moglie diventa semplicemente una figura, un elemento all'interno di uno spazio. Quindi possiamo dire una forma, parlando di Cézanne, questo è assolutamente appropriato. E quindi nel tempo vi vedete gli stili diversi, hanno sicuramente delle datazioni diverse questi dipinti, e dal primo momento, lo vedete sulla sinistra, dove c'è ancora un'idea di ambientazione, quindi c'è ancora l'idea tradizionale per cui una figura viene ritratta all'interno di un contesto, e questo contesto, che sia una stanza borghese o un esterno, viene descritto con le sue caratteristiche, perché così si doveva fare. Piano piano questo contesto sparisce e interessa sempre meno, sempre a vantaggio del trionfo della pittura in sé. Quindi guardate l'ultimo dipinto, dove queste pennellate sono loro in realtà le protagoniste, più della moglie stessa. In questo veloce percorso di maturazione fortemente innovativo per Cézanne, è chiaro che noi possiamo toccare immediatamente con mano l'accelerazione che questi grandi maestri portano. Basta confrontare la moglie di Cézanne del 1886 con il dipinto che vi ho fatto vedere prima, che è di soli 10 anni prima. Guardate quanto succede in questi 10 anni, in questo momento così cruciale degli anni 70 e 80 dell'Ottocento, quanto succede nel senso della conquista della pittura. Questo ve ne parlerà sicuramente anche Marco Di Capua lunedì prossimo. Cézanne lo fa anche con il paesaggio, e quello che seguirà, vedete un'opera di Signac, che è una delle opere più belle che vedrete in mostra e sicuramente sul quale spenderà qualche parola Marco Di Capua lunedì prossimo. In mostra vedete questo bellissimo Signac, dove vedete che a livello cromatico e di definizione non interessa più assolutamente quante barche c'erano, com'era quel faro o così via. Interessa l'impressione, la suggestione di questa, l'atmosfera di questo momento, e chi è, che cos'è che ci restituisce l'atmosfera? Il colore, la pennellata, quindi la pittura. È la realtà vista e restituita attraverso gli occhi e le mani dei pittori. Cézanne
in mostra è presente con una litografia che di per sé non è un'opera particolarmente importante, però è un'opera che raffigura i bagnanti, che è uno dei soggetti invece per il nostro discorso tra i più importanti. In questa serialità ossessiva, no? Che vuol dire anche continua ricerca sul tema, continua ricerca formale, io dipingo sempre la stessa cosa, la montagna di Saint Victoire, non perché mi interessi ritrarla e descriverla nel modo migliore possibile, quindi devo raggiungere quello, no, perché mi esercito con quella figura, con quella sagoma della montagna, così come nel soggetto dei bagnanti, mi esercito per sperimentare sempre nuove forme, nuove soluzioni disegnative o pittoriche. E il tema dei bagnanti è un tema sul quale lui si dedica per tantissimi anni e lungo praticamente tutto il corso della sua carriera, ed è importante perché coinvolge la figura nello spazio, il nudo e il tema della natura. Quindi diciamo, capiamo perché anche un soggetto come questo possa averlo impegnato così tanto. Avete qui una prova del 1874 e una del 1906, che è l'anno di morte di Cézanne, quindi per tutta la vita fino all'ultimo lui lavora a questo tema. E introduciamo qua il tema del nudo. Il nudo, come qualsiasi cosa per Cézanne, è semplicemente una forma nello spazio, e questo per lui è molto evidente. È chiaro che questa attenzione al nudo in modo assolutamente non accademico, quindi il nudo non descritto per restituire la bellezza del corpo, l'assoluta purezza del corpo femminile, ma semplicemente come esercizio pittorico su una forma, quindi portandolo quasi a scarnificarlo, no? A togliergli tutto quello che era l'aspetto più dolce e più naturale, è chiaro che porta velocemente nella direzione dell'astrazione, sul quale le Demoiselles d'Avignon di Picasso del 1907, che vedete al centro, saranno poi l'elemento di forte accelerazione, che però si fonda, come abbiamo detto tante volte, proprio sulle ricerche fatte in particolare da Cézanne, di cui lui vede la mostra postuma che gli viene fatta a Parigi nel 1907, cioè proprio nell'anno in cui poi lui sta lavorando anche faticosamente alle Demoiselles d'Avignon. E poi su quella strada vi ho fatto vedere, vi propongo questo nudo di Modigliani, che è un nudo di Modigliani giovanile, siamo nel 1909, siamo ancora lontani dai suoi grandi nudi più famosi, che sono quelli intorno al 17, dove vediamo un Modigliani espressionista con questo segno duro, crudo, che in questo linearismo riprende tutto quello che abbiamo detto, cioè si inserisce in questo filone, ovviamente liberando, scarnificando, impoverendo, spogliando il nudo, scusate il gioco di parole, di tutto quello che il nudo aveva invece rappresentato per la tradizione. E non è un caso se un'opera tra le più famose di Matisse, di questi anni cruciali, che sono appunto il primo decennio del Novecento, è questa con la danse, dove le protagoniste sono dei nudi femminili, ma vedete bene che sono forme colore. Il nudo è un pretesto, come può essere una montagna di Saint Victoire o l'autoritratto di Van Gogh. Diciamo che qualsiasi cosa diventa pretesto per il pittore, e nel caso di Matisse, in questo gioco meraviglioso di purezza che lui fa assoluta tra colori e forme. Ed ecco che arriviamo al nudo di Modigliani del 1917, che
nonostante tutto quello che era già successo, siamo a Parigi nel 1917, quindi è già successo di tutto, e ciò nonostante i nudi di Modigliani fanno uno scalpore incredibile. Ricordate la storia di questo gallerista che espose una quantità di nudi nella sua vetrina in questa piccola galleria di Parigi, e dovettero intervenire i gendarmi per fare togliere questi nudi così scandalosi dalle vetrine. Perché erano scandalosi? Erano scandalosi perché, come erano scandalosi in tanti nudi già fatti prima, ben inteso, ma cos'è che scandalizzava? Scandalizzava appunto la lontananza di questo nudo dall'idea classica, tradizionale, associata indissolubilmente al concetto di bellezza che il nudo aveva rappresentato fino ad allora, o comunque che certa cultura tradizionale legata all'accademia, legata all'arte ufficiale, voleva mantenere ben salda, cioè il concetto di inscindibilità tra la bellezza e il nudo femminile. Invece Modigliani, nell'asprezza del suo segno, che ci piace moltissimo, intendiamoci, ma è evidentemente non cerca la purezza formale, ci arriva in qualche modo a una purezza formale, perché è talmente essenziale che a noi piace, però è chiaro che questo spogliare di tutto, guardate come scarna questa immagine, non c'è contesto, ci sono due colori, ci sono pochi segni, cioè non c'era niente di quello che i pittori dovevano dimostrare di saper fare ogni volta che pensavano di esporre una loro opera al pubblico. Dovevano dimostrare quanto erano bravi a dipingere, quanto erano bravi a ritrarre la realtà. Questa è la mentalità dominante delle accademie, ai quali tutti questi pittori più o meno rivoluzionari che stiamo vedendo in qualche modo con le loro scelte di fatto si oppongono. Ed ecco che, guardate questo nudo di Cézanne nel dettaglio delle bagnanti della litografia che avete in mostra, che poi torna in un dipinto suo invece olio su tela. Voi vedete che c'è qualche cosa, c'è un eco di qualche cosa di eroico. C'è un eco della statuaria antica, proprio per la sua eroicità, ma in realtà questa scarnificazione della pittura, nel senso di questo segno così anche crudo, anche semplice, è ovvio che è una negazione di tutto quello che può essere come concetto legato all'aulicità. Ecco, siamo lontani da questi ambienti, queste sono le accademie dominanti, cioè le scuole dove vedete come sono vestiti questi pittori, che sono dei dilettanti, che sono delle persone dilettanti, è un termine ben preciso che noi oggi usiamo per dire che non sai fare qualcosa, ma in realtà il dilettante voleva dire che non lo fai di professione, no? Quindi c'erano anche dei gentiluomini che si prestavano a questo, e poi c'erano dei pittori che comunque erano eleganti, dovevano vestirsi in un certo modo, cioè dovevano di fatto appartenevano a una classe, di fatto appartenevano a tutto ciò che è ufficiale dal punto di vista sociale. E c'erano i modelli che posavano per loro in un interno. Ecco, è chiaro che a monte di tutto questo c'è la grande tradizione di sempre dell'arte classica, a cui ciascun pittore accademico deve per forza guardare come modello imprescindibile. Non si può prescindere dai grandi marmi grechi o romani, che ovviamente i pittori vanno a studiare al Louvre, e lo fanno anche i pittori rivoluzionari, passano le ore al Louvre a guardare i marmi antichi. Ma poi da questa figura il nudo viene ribaltato di segno, quindi non necessariamente in modo impositivo associato a un concetto di bellezza assoluta, ma diventa qualcos'altro. C'è tutta la tradizione che dall'arte classica arriva al Rinascimento, quindi tutto un concetto di purezza formale
di cui vi ho parlato prima, questa associazione del nudo femminile come concetto di bello assoluto, che l'arte del Rinascimento forse nel momento è il momento apicale di questa celebrazione, no? Che vedete con Botticelli, con Leonardo, e poi il nudo di Tiziano, che all'insegna, grande rivoluzionario, all'insegna del colore, gioca tutta la sua arte, che, di cui gli artisti moderni, gli artisti anche nell'Ottocento, questi primi rivoluzionari, però capiscono la portata rivoluzionaria. E non è un caso se la Venere di Urbino di Tiziano sia uno dei quadri che è maggiormente ammirato, osservato, studiato e ripreso. Lei non aveva niente di scandaloso, come non hanno niente di scandaloso la Venere di Botticelli o la Dama, con questa, vedete, questi volti bellissimi, di un Rinascimento che ha le sue fasi ai suoi scossoni, no? Lo stesso Michelangelo, a ben guardare, rappresenta, proprio perché inserisce su quest'arte che sembra ferma, immobile, no? E perfetta, ecco, su questa perfezione Michelangelo inserisce il tema della passione, delle passioni umane, dei sentimenti, dei tormenti, e quindi questa umanità inizia a prendere campo e a smuovere anche questa purezza formale. Quindi il Rinascimento, poi non ne parliamo col Barocco cosa è successo, ecco, quindi voglio dire, ci sono stati secoli scossoni, però le accademie si ancoravano e si attaccavano ancora a quel concetto. Invece i grossi scossoni arrivano proprio con le avanguardie, e quindi con la famosa Demoiselle d'Avignone del 1907, in cui ogni canone viene scardinato, quindi il nudo non è più un nudo, la figura non è più una figura, lo spazio non è più uno spazio, il colore non è più usato nella maniera giusta, eccetera, in modo talmente violento, talmente esasperato, che in parte non è stato neanche capito in quel momento, ma che sicuramente oggi la storia dell'arte lo indica come un momento di non ritorno, ecco. Poi che questo sia stato immediatamente recepito o meno, queste sono tematiche anche complesse. Poi Picasso va avanti nella sua figura, qui abbiamo due nello studiare la figura, quindi ci sono in mostra, lo vedete, due litografie, quindi di figure femminili, di volti femminili. Siamo negli anni, siamo molto lontani ormai, e Picasso sapete che fa tutto il contrario di tutto, torna su se stesso, si autocita, passa dal classico, lo riprende, lo abbandona, insomma è veramente un pittore, un artista straordinario e non facilmente, diciamo, facile da mettere in sequenza. Però è indubbio che ormai questo punto di non ritorno, che è l'inizio del Novecento, farà sì che a distanza d'anni, siamo negli anni 40, troviamo queste figure così lineari e semplicemente disegnate, che chiaramente sono collegate più a quelle scelte di segno, di linearità, di azzeramento. Pensate alle stampe giapponesi, ai disegni che abbiamo visto, pensate al nudo di Modigliani, e quindi questa linearità che basta a se stessa, perché ormai siamo nel pieno Novecento, per cui la pittura, il segno, il gesto basta a se stesso. Questa è la grande conquista del Novecento, che è stata preparata dagli arti che vediamo. Poi dal punto di vista formale, sicuramente Picasso in questo momento, in queste due stampe che vedete in mostra, questa è di Matisse, si guarda con Matisse, si guardano, sono i due grandi artisti che sono i grandi sopravvissuti dell'epoca delle avanguardie, perché sono tra i pochi che vivono ancora e che continuano a lavorare, e soprattutto che hanno molto successo. Voi sapete che
Picasso diventa una vera star e anche Matisse è un artista che vive molto a lungo e che lavora. E questo segno, questa libertà del segno, questa essenzialità del segno in molte opere li avvicina l'uno all'altro e li vediamo qui in due immagini che ho trovato belle, in cui si vedono appunto negli anni ormai avanzati. Questo è Matisse che disegna, ecco, guardate quando dico il discorso della quasi dell'allontanarsi, no, dall'opera, questo segno che fa con uno strumento, con questo, per reggere e fare questo disegno in grandi dimensioni che usa qui Matisse. E qua una delle immagini bellissime, quando non so se vedete, guardatevelo a vedere, ci sono dei video dove Picasso disegna, che secondo me è straordinario perché vi fa vedere come con il segno, velocemente, in modo istintivo, riesce a fare cose meravigliose da grandi artiste. Quindi anche lì questo è un altro aspetto che non va dimenticato, e gli artisti in sala me lo confermeranno, l'Accademia, lo studio. In realtà poi c'è anche semplicemente tanto talento, che è quello che fa la differenza. E sicuramente questi grandi avevano talento da vendere. Ecco che torniamo a questi nudi assolutamente non eroici. Come non eroica è volutamente, smaccatamente, provocatoriamente tanta arte di Picasso, che è un grande provocatore. Picasso attraversa, quindi parte dalla Parigi di Montmartre, della Bateau Lavoir, quindi della Demoiselle d'Avignon, e poi arriva a essere una vera e propria star che, come vi dicevo, fa tutto. Questa è un'opera che è in mostra, ve la faccio vedere anche per questa e anche per farvi vedere come questa figura, certo, diventano figure sgraziate, figure che perdono totalmente il concetto di gradevolezza e di bellezza. Ora, in questo caso, lui fa questo arlecchino, quindi è quasi giocoso, anche se il dramma insito nella deformazione di questo volto si può anche percepire, e a mio avviso, proprio perché in mostra avete la possibilità di confrontarli, c'è questa opera di Bacon, molto bella e molto interessante. Bacon è un grande maestro, anche poco classificabile, per fortuna, no? Non riusciamo a dare le etichette a tutti quanti, cosa che piace tanto agli storici dell'arte, che devono spiegare a se stessi e agli altri. In realtà Bacon davvero si fa fatica a classificarlo. Certamente la mostruosità, per usare una parola banalizzante ovviamente, delle sue figure porta veramente all'estrema conseguenza di questo processo che abbiamo velocemente percorso, diciamo, di allontanamento dalla figura, quindi dal volto o del nudo, di allontanamento progressivo da questo abbinamento con il concetto di bellezza. E a metà dell'Ottocento, in questo secolo davvero di grande preparazione, avevamo già delle avvisaglie importanti in Francia, per esempio con Courbet. Qui vi faccio vedere un nudo, perché era in mostra qualche anno fa qui, quando era la mostra di Detroit, molti di voi l'avranno visto. Vi ricordate che era nella prima sala ed era l'opera più antica, diciamo, di quelle che venivano dai musei di Detroit, messa insieme a tante altre degli impressionisti. E giustamente era stata proposta quasi come una premessa all'impressionismo. Perché? Perché Courbet, autore di questa ninfa, di questa donna nel bosco, è un grande precursore di questa innovazione proprio dal punto di vista del nudo. Perché? Perché dipinge, non è una divinità, è una donna qualsiasi, dipinta anche quasi brutalmente dal punto di vista della pittura, cioè della stesura pittorica, ma soprattutto senza veli. Quell'essere senza veli, ben diverso dalla Venere di Tiziano ovviamente, è un senza veli, che vuol dire un'adesione convinta alla realtà, ma è
Courbet è maestro del realismo, non a caso si parla di realismo, realismo fatto appunto anche da una pittura, che è una pittura realista stesa senza quella dovizia, senza quella diligenza che veniva insegnata all'Accademia. Ed ecco che allora da lì ai nudi dei bagnanti di Cézanne il passo effettivamente non è poi così lungo. In mezzo ci stanno gli artisti legati alla tradizione, Rodin in questo disegno che è in mostra, che è un grandissimo artista, un grande maestro, dal punto di vista della rivoluzione è un reazionario, non è un rivoluzionario, è il grande pittore di successo della Parigi dei suoi anni, è il grande scultore, il grande artista, scusate, di successo della Parigi dei suoi anni, è il maestro che piace, che non sconvolge, che fa quello che ci si aspetta che un artista debba fare. E non a caso, se ricordate il marmo antico che vi ho fatto vedere, il suo pescare dalla tradizione classica, dall'arte antica, è fatto in modo molto più, diligente, molto più composto. È meraviglioso, ma è meravigliosamente non rivoluzionario. Mentre, guardate quanto è rivoluzionario Manet, che sta in mezzo con questa ninfa del 1861, un nudo di donna qualsiasi, non vi è niente di aulico, non vi è niente di eroico. E Manet, come sapete, è uno dei pittori che non è un impressionista, non partecipa, diciamo, agli impressionisti dal punto di vista delle loro mostre, eccetera, eccetera, anche perché di qualche anno più anziano di questi giovani che espongono a Parigi appunto negli anni 70, lui è un po' più anziano e fa delle cose che oggi noi amiamo moltissimo e non ci capacitiamo del fatto che possano aver sconvolto così la società parigina di quegli anni. Eppure questo quadro fece scandalo, come fece scandalo la sua bellissima lei, Olympia del 1863. Perché fanno scandalo? Perché, come aveva insegnato Courbet, sono nudi senza veli, sono nudi che non sono Venere. Lei non è Venere, ma guardate quanto guarda la Venere di Tiziano, quanto la cita. La cita ribaltandola di segno perché la porta nella realtà. Lei è una prostituta, questa è una ragazza che sta nuda con i piedi ben in vista, i piedi, in mezzo a un parco con dei signori borghesi, degli amici ben vestiti, in un momento qualsiasi, di un giorno qualsiasi. Questo è rivoluzione. Ed ecco che il nudo di Cézanne che vedete e vedrete nella litografia non ha nulla di eroico. Ecco perché non ha nulla di eroico. E questo è un Picasso del 1906, sono gli anni, proprio l'anno in cui muore Cézanne, ed è un momento molto particolare di grande creatività, di grande ripensamento per Picasso di tutto quello che c'era stato prima, tutte le sue fasi rosa, azzurra, eccetera, quindi le sue fasi espressioniste, per un momento di svolta che passa attraverso l'azzeramento. E di azzeramento abbiamo già parlato per il nudo di Modigliani, ed ecco che forse oggi guardare questi nudi in questa prospettiva assumono ovviamente
tolti anche un po' questo alone così fascinoso, misterioso, che avvolge poi le figure dei pittori che conosciamo un po' meglio, quindi questo mito del Modigliani bello, che muore giovane, elegante, no? Come dicevano, il più elegante di Parigi era il giovane Modigliani, l'italiano. Ecco, diciamo, togliendo un po' tutte queste cose e guardando invece la pittura, il loro dipingere, quindi l'artista non per quello che è stato ma per quello che ci ha lasciato, quindi quello che ha dipinto, forse in questo percorso capiamo un po' il senso di questi nudi, no? Di questo spogliare tutto quanto. Qui avete in mostra un Pierre Bonnard, una litografia di Pierre Bonnard che è evidentemente un omaggio a Degas, un altro dei grandi maestri del post-impressionismo, del grande maestro di questi anni a cavallo, quindi anni cruciali a cavallo tra 8 e 900, di cui per esempio vedete questa ragazza che si bagna. Guardate quanto non è eroica la sua posa, non è eroico quello che sta facendo, e il suo nudo, quindi non è un nudo che si ispira alla statuaria classica, al candore dei marmi, ma il candore del suo nudo è un candore fatto di colore, è il colore che predomina. E questo lo capiamo bene quando guardiamo nel dettaglio le opere di Degas, non solo per la piacevolezza, la dolcezza dei loro soggetti, no? Queste ballerine, queste giovani ragazze. Scendiamo e avviciniamoci per vedere la pittura, quindi vedere quello che dipingono questi artisti. Lui, quando usa i pastelli o quando usa i pennelli, ha questo modo assolutamente libero e che fa veramente di Degas un artista estremamente moderno. Anche lui ha sofferto un po' del fatto che questi soggetti sono così piacevoli e così belli che uno dice mi piace. Andiamo oltre questo mi piace, fate finta che non abbia dipinto una ragazza e guardate questo nudo così come voleva guardarlo lui, cioè come un pretesto per passare il pennello sulla tela, il pretesto per passare la traccia di un pastello, di una matita. E guardate quanta pittura, guardate questo nudo, ovviamente colto nella sua immediatezza, no? Vedete che non è una ragazza, sì, probabilmente sta posando, ma non è la posa classica di una modella in accademia, è quasi scomposto, i volti delle ragazze di Degas, vi ricordate, ce l'ho raccontato molto bene l'anno scorso, 2 anni fa o quando era, Francesca Castellani, a volte sono delle smorfie, in realtà non c'è niente di aggraziato, non vuole per niente essere aggraziato, la ragazza, il nudo, la forma, la figura sono un pretesto per dipingere, per continuare a, quante volte farà le ballerine, quante volte farà queste ragazze che si lavano. Siamo nel discorso, no, della ripetizione ossessiva, perché non interessa più che cosa sto dipingendo, ma come lo sto dipingendo. E questi pastelli di Degas sono straordinari, perché se scendete nel dettaglio veramente cogliete la straordinaria modernità di questo artista. Questi sono dei dettagli di un pastello di Degas che direi che sono più eloquenti di qualsiasi altra parola, e quindi vi invito, quando andrete in mostra, queste opere, guardarle anche da questo punto di vista, quindi dal punto di vista del dipingere, dal punto di vista del fare dell'artista, non solo del soggetto. In mostra avete sia queste ballerina che si specchia di Matisse, sia questo bellissimo pastello di Degas. E allora guardatelo, le ballerine ci piacciono a tutti, come ne vorrei una in casa, però guardatelo come è dipinto, perché questo è dipingere. Grazie.